Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pagina 4, page 4. Nunc sancte nobis spiritus, unum patri cum filio, dignare promptus ingeri nostro refusus pectori. Post lingua mensensus vigor confessionem persone, flammes catigne caritas accendat ardor proximus. Presta pater pissime, patrique compar unice, cum spiritu paraclito regnans per omne seculo. Amen. Pagina 13, page 13. Secondo la legge di Israele.
uniscono insieme le tribù del Signore per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, nei tuoi baluardi sicurezza. Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. Gesù, che hai detto vi do la mia pace, non guardare ai peccati del tuo popolo, guida i nostri passi nel cammino di fede verso l'unità che tu hai voluto. Mia gioia sei tu, Gerusalemme. Dal Vangelo di Luca. قمل خامن صبرا تدم جارب لإيشوع ميرا ملبانا مها أوذن يرثن خاي أبدي ناي ميرا طال إيشوع ميلك ثي وابنا موسى ديخ قارت مجوب له دباءت المريا آلها ديوخ من كل لبوخ ومن كل جيانوخ ومن كل خيلوخ ومن كل هونوخ وتباءت القريوخ مخ كيانوخ ميري طال إيشوع طاوم جوبلوخ أوذ هادخ وبتخايد إلا آوى بإيلة دمزاكي لقياني ميري تايشوع ومني لقريوي كم جاوب لإيش عميرة إثوخ قورة بن خاثة ويوا من أورشلم الأريحة إن بل بداث دمش الخانة كم مش الخيلة وكم ما خيلة وكم شوقيل بين ثميثة البيخاية وزلي قدش لخ كهنة بن خاثة ويوا بآية أرخة كم خازيل أو قورة اللي زل من برخ من بارخ الند أرخى هادخ هم خالو يايا ثيل الآية دكثة هم آوى كم خازيل وزل من بر آية أرخى إلا خشم رايا ويوا بزالة بآية أرخى مطيلة اللي كم خازيل وحن اللي قرول الجيبة وصير جرحي ومصنصل اللي خمرة ومشخة وكم مركول الخمارة وكم نوبل الخان وخل غم بقاوي ديرث يوما مبلطل تري دينار وكم ياولي تمر خان وميرة طالي إيخو الغم بقاوي ونصرف له بش كبيرة إيمن الدقرن بيعونخ دها إيما من آني طلاثة قورة خشو الدوي وقريوة تآوى دمبل بيذد مش الخاني ميرة آوى تحن إلي ميرة إطالة إيشو سي هم آيت وأوذ هادخ بارولا دي ديو
Dall'Eucaristia di oggi, nel ciclo feriale, che prevede la continuazione della lettura del Vangelo secondo Luca, accogliamo il Vangelo di oggi, la parabola del Samaritano. Dall'Eucaristia non come ripetuto atto rituale, ma come evento sorgivo anche per questa assemblea. La voce di quel fare del Signore che si consegna da mangiare e diventa comandamento, fate questo in memoria di me. E la voce della parabola va e fa lo stesso, si congiungono. Due imperativi che si richiamano e indicano oggi, in questo oggi mezzo morto dalla memoria che lo insanguina, indicano la via della conversione relazionale. Questo Vangelo, cuore del racconto di Luca, che è stato definito il teologo delle relazioni, viene opportunamente a illuminare i lavori dell'Assemblea. Nella parabola del Samaritano implicitamente troviamo come tracciata in simbolo la mappa del cammino sinodale, cammino che nelle relazioni ha la sua rete portante, relazioni ove ci rivela il Vangelo, prima ancora che di fare, e per scoprire il fare giusto, si tratta di vedere visceralmente. Dice il numero 21 dell'Instrumentum Laboris, capire come essere Chiesa sinodale in missione passa da una conversione relazionale che riorienti le priorità e l'azione di ciascuno. Bene, in questa parabola una relazione improbabile, inattesa, una prossimità sorprendente. Rivela che il comandamento di Dio si comprende solo attraverso l'evento del vedere visceralmente, chinarsi nella relazione. Possiamo vedere qui raffigurato lo stesso cammino sinodale, la via che da Gerusalemme scende a Gerico è l'orizzonte di tutti i possibili percorsi e anche sviamenti. Il cammino sinodale è partito a molti livelli, in molte direzioni, è unico, ma per coloro che lo percorrono si aprono visioni diverse, vedere e passare oltre, distanziandosi dall'altra parte, oppure vedere e visceralmente feriti chinarsi. Dunque radicale, generativa è la parola di oggi. In questo oggi buio per il mondo intero, dove guerre e fratricide si fanno distogliere lo sguardo per non vedere, in una spirale senza remissione che lascia l'essere umano mezzo morto. E chiama con forza questa trasformazione relazionale. Un uomo scendeva. Quella discesa da Gerusalemme a Gerico è il modello imprevedibile di tutti i tragitti della missione ecclesiale. Lo sguardo che scendendo vede la sventura trasforma il samaritano in prossimo, trasforma i rapporti di colui che per sé era ritenuto non avere buoni rapporti. Pensiamo al dialogo con la samaritana, pensiamo al fatto che Gesù qui è appena stato rifiutato in Samaria perché era diretto a Gerusalemme. Il samaritano è il simbolo vivente della conversione relazionale che ha in Gesù il prototipo, la sorgente. Lui stesso è stato definito il samaritano. Quest'umano straniero, dopo l'incontro trasformante, non potrà più staccarsi dal mezzo morto. Una dimensione materna, viscerale, trasforma il lontano in vicino e connota il vedere della fede. Qui è il nucleo della conversione relazionale.
Trasforma la Chiesa misericordiata in Chiesa misericorde. La missione, in questo oggi segnato da tanta violenza, da tanta estraneità, si ripropone sulla base di questo passo evangelico, lo capiamo meglio, radicalmente diversa come stile. Non il sacerdote, non il levita. Metodi e strategie che fino a poco tempo fa parevano tenere, oggi la missione deve ripartire dalla base umana, battesimale, per trovare come aprire lo sguardo alla beatitudine di vedere. Una missione a cielo aperto, a mare aperto, senza riparo, ma non senza un criterio, ricevuto da quel fare originario di Gesù. Lo immaginiamo giovane il Samaritano, come scrive Levinas in un suo testo splendido, il giovane è la capacità di ritrovare responsabilità mentre tutti ci assolvono, responsabilità illimitata per altri in una sincerità impossibile. Leggiamo ancora nell'Instrumentum Laboris, è nelle relazioni con Cristo, con gli altri, nella comunità che si trasmette la fede. Relazioni capaci di corrispondere all'amore divino, ecco il criterio, che continuamente li raggiunge e che essi sono chiamati a testimoniare nei contesti concreti in cui si trovano. Una conversione relazionale che riorienti le priorità e l'azione di ciascuno. Dunque, missione riscoperta in relazioni che feriti dall'umana sventura dicono Dio, non se stessi. Come vedeva nitidamente il vescovo Teofilo, ed era nel secondo secolo dopo Cristo, parlando ad Autolico, se dici fammi vedere il tuo Dio, io ti dirò fammi vedere l'uomo che è in te e io ti mostrerò il mio Dio. Missione è questione di occhi e di viscere, è questione uterina. Per questo più o meno confusamente anche questa assemblea percepisce che è importante riscoprire nella Chiesa sinodale i ministeri delle donne. Quell'essere umano per sé è più incline a vedere col cuore, a vedere la realtà a partire dall'altro, non da se stessi. Cinque personaggi scendono da Gerusalemme a Gerico, sulla stessa strada. Lo stile è ben diverso. Un uomo sprovveduto, un brigante, un sacerdote, un levita, un samaritano. Fammi vedere l'uomo che è in te e io ti mostrerò il mio Dio. Tutti, devono ricevere il passo, lo stile da Dio stesso, che nel suo originario dinamismo di discesa, nella kenosi che Gesù ha incarnato, si è rivelato fino al compimento degli inferi, lì dove si è preso cura dell'essere umano mezzo morto. È il tempo giusto per ritrovare il senso della missione ecclesiale di fronte a questo uomo mezzo morto. La parabola anzitutto racconta di Gesù, il suo viaggio di discesa, l'olio per ridare bellezza al nostro volto, il vino per rallegrare il cuore. Ma il samaritano della parabola non si fa padrone nel suo fare. Immediatamente conduce al pandokeion, il malcapitato mezzo morto, il luogo dove tutti sono accolti, e lui si toglie. È bene per voi che io me ne vada, dice Gesù. La parabola narra della Chiesa raffigurata come, a partire dalla discesa di Gesù, come il pandokeion, luogo gratuito di raduno e di cura. Siamo provocati così sul cammino sinodale a vedere l'altro, a intessere relazioni di gratuità,
a partire da quell'incontro in cui noi siamo al tempo stesso samaritano e il mezzo morto. Graziati, misericordiati e chiamati a fare misericordia. La punta della parabola è in quel vedere che si fa intimazione, quel vedere che infligge la ferita, che fa scattare il sommovimento interiore da cui parte l'atto per ereditare la vita e sconfigge il morbo dell'indifferenza, malattia mortale che affligge oggi la nostra umanità. Francesco, di fronte al lebbroso, sentì ripugnanza. La conversione sinodale alle relazioni deve provare il passaggio da questa ripugnanza che dischiude lo sguardo viscerale. Evidenze nuove, maturate attraverso l'immedesimarsi, la corporeità, oggi si impongono per scoprire il metodo, il passo, i tragitti della missione. La conclusione della parabola rimane aperta, non sappiamo che cosa l'uomo della legge farà. Non è sicuramente un fare come quello che si aspettava, perché coinvolge una serie di riconoscimenti che solo la forza di rivelazione di Gesù può operare. Dunque, il compito affidato al nomikos, all'uomo della legge, è quello di inaugurare una nuova cultura, a partire dall'altro nel bisogno, rivelazione dei luoghi dello spirito. Il samaritano della strada che scende è per il cammino sinodale principio di una nuova spiritualità, alternativa a ogni spiritualismo di sacrestia o di intimità protetta. Attraverso un nuovo discernimento spirituale, l'interiorità espropriata. Le viscere del samaritano, la locanda ospitale per tutti, preso di compassione, si ferma, si fa prossimo, come Gesù, ma più profondamente come l'Abba che in Gesù si rivela. Dunque, come comprendere la chiamata divina nell'oggi? Lo Spirito di Dio ama dimorare nei luoghi della liminalità e dobbiamo riconoscerli e lasciarci radicalmente attraversare i bordi della strada. Ma quali sono i bordi della strada? E nei bordi della strada di oggi c'è una folla di lasciati soli. Questa folla è il principio di un ribaltamento dell'orizzonte dello spirituale, che non è scontato neanche per la Chiesa di oggi. La liturgia non sacrale dell'incontro con l'altro, appresa sulla via da Gerusalemme a Gerico, parte dalla celebrazione dell'Eucaristia, che è il nucleo ardente dello stile dello spirito. La nostra natura umana è in natura imbevuta di relazioni, ma viene un momento della vita in cui ciascuno deve scegliere se fermarsi a una relazione imprevista, anche ripugnante, pericolosa, o passare oltre. Gli occhi fissi su Gesù auguro a questa assemblea di scoprire i nuovi percorsi della missione. Non per niente, nel racconto di Luca, a questa parabola segue immediatamente l'episodio di Gesù nella casa di Betania, dove il fare vero è riconosciuto nel sedere ai piedi di lui in ascolto. Preghiamo, o Dio,
che con paterna bontà ti prendi cura di tutti, fa che l'intera umanità che ha da te un'unica origine formi una sola famiglia e con animo fraterno viva unità nella pace e nella concordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, e conservi irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio, lo Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. Buongiorno a tutti e bentrovati.
la differente indole delle sezioni che affrontiamo in questo modulo e nei due successivi rispetto a quella dedicata ai fondamenti che abbiamo considerato la scorsa settimana. Quest'ultima aveva lo scopo di tratteggiare l'orizzonte di riferimento al cui interno la nostra riflessione deve collocarsi e radicarsi. Molti degli interventi proposti la settimana scorsa hanno contribuito a metterlo meglio a fuoco, a precisarlo e a completarlo. D'ora in avanti affronteremo tre parti dell'Instrumentum Laboris: relazioni, percorsi e luoghi, strettamente intrecciate tra di loro, che illuminano da prospettive diverse la vita sinodale missionaria della Chiesa. In altre parole, a partire dal processo sinodale e soprattutto dai frutti della prima sessione raccolti nella relazione di sintesi e della successiva consultazione delle chiese locali, provano a tratteggiare piste che permettano di incarnare i fondamenti nella vita quotidiana e nelle pratiche delle comunità cristiane, rendendoli concreti e quindi sperimentabili dal popolo di Dio. In particolare, la sezione che stiamo affrontando assume la prospettiva delle relazioni con il Signore, tra i fratelli e le sorelle e tra le chiese. Relazioni che sostengono la vitalità della Chiesa ben più radicalmente delle sue strutture. Questa trama di relazioni che offre alle persone e alle comunità punti di riferimento è un orientamento, è multiforme e attraversa una molteplicità di livelli. Per questo il testo è organizzato in quattro paragrafi, ciascuno dei quali focalizza un aspetto preciso. Il paragrafo «In Cristo e nello Spirito, l'iniziazione cristiana» considera la relazione fondante con Dio Padre, in Gesù Cristo e nello Spirito Santo, espressa sacramentalmente nel cammino dell'iniziazione cristiana. Il paragrafo per il popolo di Dio, carismi e ministeri, riflette sulle relazioni tra coloro che hanno ricevuto il dono del battesimo, diventando membri del popolo di Dio. A ciascuno di loro lo Spirito Santo dona la capacità di annunciare il Vangelo nei modi più diversi per il bene di tutti. Il paragrafo con i ministri ordinati a servizio dell'armonia focalizza le relazioni che custodiscono e promuovono l'armonia, la comunione e la reciprocità tra sacerdozio battesimale e sacerdozio ministeriale. Il paragrafo tra le chiese e nel mondo, la concretezza della comunione, considera le relazioni e gli scambi di doni tra le molte chiese all'interno dell'unica chiesa. La sfida per il nostro lavoro dei prossimi giorni è sintonizzarci con il movimento che anima l'Instrumentum Laboris, capace di tenere insieme i diversi livelli e i diversi ambiti e raggiungere così la vita e le pratiche concrete delle nostre comunità. Sarebbe semplice rimanere su un piano generale e limitarci a ribadire l'importanza delle relazioni per lo sviluppo delle persone e delle comunità. L'antropologia è cristiana e ci offre suggestioni infinite a questo riguardo.
ma temo che rischierebbe di essere poco fecondo. Il popolo di Dio aspetta da noi indicazioni e suggerimenti su come è possibile rendere quella visione sperimentabile concretamente. Che cosa lo Spirito Santo ci invita a fare per rendere le relazioni all'interno delle nostre chiese più trasparenti e più armoniose, così che la nostra testimonianza risulti più credibile? O con un esempio più concreto e aderente al testo che stiamo considerando, che cosa lo Spirito Santo ci invita a fare per passare da un modo piramidale di esercitare l'autorità a un modo sinodale? Come credo stiate intuendo, affrontando la sezione delle relazioni, cerchiamo passi per rendere operativa oggi la prospettiva ecclesiologica delineata dal Concilio. Infine mi preme sottolineare che l'Instrumentum Laboris, in questa parte come nelle successive, si è sforzato di raccogliere dalla relazione di sintesi anche una serie di proposte su cui l'anno scorso avevamo raggiunto un consenso, ma senza arrivare a una compiuta definizione. L'Instrumentum Laboris ce le ripropone, ma in una forma ancora non definitiva. Si tratta di una scelta deliberata per lasciare che sia questa Assemblea a fare l'ultimo passo, il lavoro che abbiamo cominciato un anno fa attende ora di essere compiuto. La sfida dei prossimi giorni sarà mantenere il delicato equilibrio che allontani il rischio di cadere in un eccesso di astrazione da una parte o in un eccesso di pragmatismo nell'altra. Nei lavori di gruppo, così come in quelli in plenaria, cerchiamo dunque di dare adeguato spazio tanto al piano dell'ispirazione, in collegamento con quanto delineato nei fondamenti, quanto a quello delle pratiche, senza rinunciare a nessuno dei due e senza aver paura di disegnare il profilo di proposte concrete che le singole chiese saranno poi chiamate ad adattare alle diverse circostanze. Come ci ricorderà ora il padre Giacomo Costa, il nostro metodo è flessibile e ci offre gli spazi per farlo. Grazie dall'attenzione e buon lavoro. Buongiorno. Siamo arrivati al secondo modulo. Ora sarà più semplice, penso, avendo avuto l'esperienza diretta del primo modulo, di capire, entrare nella dinamica che ci è proposta. Abbiamo sperimentato, penso, qualche difficoltà